cielo c'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi di cosa parliamo? Vabbè, un fine settimana ricco tra sabato e domenica, che ho visto qualche partita, l'ho vista in compagnia, quindi è bello in questo caso. Ho visto le partite di calcio in compagnia dei nipotini, quindi è bello sentire anche
le opinioni degli altri, che io diciamo non è che valuto molto. Ad esempio, io parlo, sapete, critico del Milan, perché io sportivo non difendo a spada tratta i giocatori del Milan, ma se c'è da criticare li critico. E poi parliamo di questo, della Formula 1, un bel gran premio, ricco, emozioni, paure, in che senso, spaventi, ciò che è successo ad Alonso. Ma inizierei con la partita di sabato sera di questo Milan, di cosa dire. È una bella partita alla fine. Pioli questa volta che ha ragionato, ha cercato di distribuire in questo senso le forze, visto l'impegno che ci avremo nella serata di martedì di Champions League, vietato sbagliare, ha dato fiducia a Diaz, che io l'ho sempre valutato bene come giocatore, perché quelle volte che ha giocato, l'impegno che ci mette, non gioca per sé, gioca per la squadra, ovvio, lì paga un po' la struttura fisica, però in sé la velocità, il possesso, la capacità di gestire il pallone, e poi quando fa quegli innesti da palla nello spazio, la dà giusta, con la velocità giusta per il proprio attaccante o trequartista che sia, però diciamo legge bene sempre la velocità del compagno e sa sempre dosare al meglio in questo caso io lo chiamo la biglia, il pallone. Bella la doppietta, ci sta, perché sia il primo che il secondo gol è di bella fattura, specialmente sullo stretto, poi questo tocchetto qua fatto bene. E diciamo che chi ha iniziato nei primi 11, diciamo, non era male come squadra, cioè ha dato gamba a chi magari molte volte, come è successo sia in campionato sia in impegni europei, ha dato meno. Quindi ha dato, come si dice, si chiama, per noi mister si dice dare fiducia ai minuti sulle gambe. Va bene, questo per quello che riguarda il primo tempo. Una bella partita, gli errori ci sono stati da entrambe le parti, perché stiamo a vedere entrambe le parti. Poi un secondo tempo, allora parliamoci, c'è una cosa che ho visto, Messias valutato bene all'inizio dell'anno, quando è arrivato da una categoria veramente inferiore, è una cosa che quasi mai succede nelle prime squadre, che si va in questo senso a pescare un giocatore così dai livelli più bassi, non viene da una primavera, non viene da una serie B, ma da una serie veramente molto inferiore. Ieri sera sì, si è visto, però molte lacune sulla fascia destra, come non è andata la fascia sinistra, non è andata come va di solito. Quando c'è stato l'innesto poi di Leao, il Milan ha cambiato faccia. Diciamo la verità, il Milan ha cambiato faccia. Di nuovo ha ridato nuovamente fiducia a questo ragazzino qua, che all'inizio veniva soprannominato il nuovo Kakà. Ma ha sbagliato sotto porta, è vero, è giovane. Vedete anche, io l'ho visto, hanno fatto si sono soffermate le telecamere sul suo viso, un viso angelico, bello, molto giovane, ma ancora è ancora acerbo per il Milan. Come vi ricordate un paio d'anni fa, quando si parlava di Leao, i colpi li aveva, ovviamente bisognava farlo crescere. Il Milan mano a mano, a piccoli passi, oggi abbiamo visto cos'è Leao. Quindi cosa dico io, non è che non do fiducia al ragazzo, non è che non gliele do di fiducia, però non lo sopravvaluto. È un ragazzo che ha bisogno di crescere piano piano, senza grosse cose. Forse l'intenzione di Pioli era, visto come giocava, da dove proveniva e delle sue doti personali, credeva che
credeva che fosse un altro giocatore, e invece ha bisogno di più tempo, ha bisogno di più tempo di si chiama tempo di adattamento. Vediamo, vediamo come va a finire questa storia. Vediamo come va a finire questa storia. Poi cosa dire? Vabbè, ieri sera Roma-Napoli, bello di Roma-Napoli. Cos'è stato? Le battute che si sono fatti Mourinho e il mister del Napoli. Io vengo lì, me la gioco, me la faccio. L'altro, che il Mourinho, che rispondeva: sì, tu vieni, io, la tua squadra è veramente forte, però io non... Cioè, belli questi amici, entrambi amici, però sono belli questo pizzicarsi a vicenda. Una partita combattuta, una Roma che ha avuto più possibilità. Anche qua Zaniolo, per me anche lui sopravvalutato ai tempi, non troppo incisivo. È vero che la Roma sotto porta ha sbagliato più volte, una volta veramente clamorosa, però cosa bisogna fare? Cosa dovremmo fare? Non dare fiducia a Zaniolo? Le capacità le ha, non è dire che le capacità non le ha. Le ha sì sto ragazzo qua, però come ripeto, è anche lui è uno di quelli, come parlavo del giocatore del Milan, che è stato un po' sopravvalutato. Però dai, bello il gol del Napoli, anche il Napoli è spregiudicato, bello. A me piace il gioco del Napoli, cioè dopo, credendo, visto diciamo il mercato che ha fatto il Napoli, non mi aspettavo una risposta del genere da tutto l'entourage. Chiamiamo giocatori, allenatori, mister in seconda, preparatori, tutto quanto. Cioè l'intero gruppo. Non credevo che rispondesse così. Invece il gruppo giovane, dove vanno? Vanno a mille. Forse quello che ho sentito dire dai giornalisti, ieri sera mi sono guardato almeno i primi 10 minuti della trasmissione sui canali Mediaset dalle 23, si diceva che questa squadra va forte, cioè tutti i giocatori vanno forte, perché ancora la tifoseria napoletana non li sta stressando. Se vedete Mertens e altri, cioè erano veramente gli idoli della città, avevano tanta responsabilità sulle spalle e tante gliene creavano la tifoseria napoletana. Questi ragazzi invece sono semi sconosciuti, chiamiamoli così, però non hanno addosso ancora tutta quella pressione data da questa, che è bella, devo dire quello che a me piace quando c'è una tifoseria viva come quella della città di Napoli. Vi ripeto, sono state due partite belle, mi sono visto anche l'Inter, ecco, io mi dispiace dire, ma è un Inter brutta, sì, poi vabbè, questo fine settimana, vabbè, ancora ci sono le partite di questa sera, di domani, ma facciamo calcio 7-7, e tra anticipi, posticipi, dal venerdì sera con la Juve, sabato il Milan, domenica è domani, stasera, perché io sto registrando nella giornata di lunedì, ci sono ancora partite, cioè veramente, ma stanno giocando 7 giorni su 7. Non è da dire che non ti piace, no, direi un'eresia, però forse sono troppe le partite. Cosa dire di questa Inter? Vabbè, secondo me, sapete che per me non la meritava, ma neanche la vittoria, no, non esiste, è una squadra che deve stare sul campo e ad allenarsi ancora e ancora e ancora ancora, perché non va bene così, non puoi concedere spazi, gioco, intensità. La Fiorentina, beh, bella, quante volte c'è andata, ha salvato più volte, poi questo rigore dato c'era, non c'era, qui vabbè, il VAR ha confermato, quindi non
nulla da dire, l'occhio elettronico sicuramente è molto più preciso di quello umano, quindi, quindi ci sono varie persone addette al VAR, che io non lo sapevo, ma tutta la regia VAR è a pochi chilometri da casa mia, è a Seregno, c'è un intero complesso dove c'è la federazione, c'è, ha installato questo, il VAR. Non lo sapevo, credevo che gli studi di regia fossero, vedete come amo il professionismo, fossero all'interno dello stadio dove giocavano le partite. Credevo che una parte almeno, e invece no, tutto è in questo centro a Seregno, dove ci sono mille telecamere che osservano passo passo, centimetro per centimetro, tutto l'andamento di una gara di calcio. Quindi ennesima cosa che non sapevo, però vi ripeto, meritava la Fiorentina. Poi c'è stata questa entrata sul giocatore della Fiorentina non vista né dal direttore di gara né dal VAR, che c'è veramente il rischio di far seriamente male. Il giocatore poi intervistato fa: non sono riuscito a andare sulla palla, però sulle gambe sicuramente ci sei arrivato. Ed è stato veramente una fortuna che il giocatore in causa veramente ne avrebbe spezzata le ossa, perché un'entrata così a martello al volo, no, cioè neanche la punizione è stata data, un cartellino. Ecco, qui ha sbagliato il VAR, qui ha sbagliato, se non subito, diciamo immediatamente, che si fosse accorta di questa, chiamiamola, infrazione, doveva intervenire in un secondo momento, richiamare il direttore di gara e portarlo sullo schermo. Vabbè, però, come si dice, ormai quando l'acqua è passata sotto il ponte, è passata, quindi basta, che cosa facciamo? Mille commenti, ovviamente, le trasmissioni dedicate, i giornali che escono, parole su parole, montagne di aria fritta. C'è aria fritta go adesso per questo intervento. Vabbè, però, diciamo, vabbè, quello che dovevo dire. Beh, l'ultima, su ciò che è successo a Mkhitaryan, lì ha sbagliato la Fiorentina. Lì, secondo me, c'è stata anche tanta voglia da parte della Fiorentina di portare a casa la partita, e ha fatto due errori, perché ormai sei lì, giocala diversamente la partita, mancano pochi minuti, giocala diversamente, giocala da furbo, mettila nell'angolino più lontana, stai lì e perdi tempo. Nessuno che si è allacciato le scarpe, dico, consiglio io ai miei ragazzi, io lo faccio in un campionato provinciale, dico, mancano pochi minuti, magari si vince solamente 1-0 o un 2-1, cioè allacciatevi le scarpe, state nell'angolino, perdete tempo. Cioè, invece la Fiorentina ha voluto insistere, poi palla in aria, Mkhitaryan carambolata, la palla sul piede, bam bam, dentro, e fatta la frittata, come dico io, fatta la frittata. Vabbè, comunque, vi ripeto, non se lo meritava l'Inter di portare a casa questo risultato fatto nella serata, quindi non nella serata di sabato sera. Vabbè, dai, comunque, diciamo, discorso calcio, credo, l'ho terminato qua. Altro, secondo me, da dire, sono cose in più. Diciamo che la parte bella, sapete che cos'è? È che non c'è ancora la classica fuga di una squadra nel complesso, nella classifica di Serie A. Cambiamo discorso, andiamo a parlare di questa Formula 1. Cosa dire? C'è stato di tutto. Se stiamo a vedere, c'è stato di tutto. L'unica cosa che è veramente mancata è che cosa? È non essere intervenuti subito su ciò che ha combinato veramente una bella carambolata. Russell, mio idolo, vedi, ne parlo male, anche è un mio idolo, però ne parlo male, perché ha sbagliato il punto di frenata. È arrivato lungo e poi
dove è andato a colpirlo? In una parte critica di vettura, perché in quella posizione, vabbè, leggermente più avanti ci sono i radiatori dell'acqua, dell'olio e quant'altro. Lì era, sulla parte bassa c'è tutte le varie centraline, le varie funzionalità di, le varie centraline di funzionalità, quindi una parte critica della vettura. E andrebbe protetta? Gli spazi sono quelli. E anche ieri sentivo qualcosina dei post gara, parlando della Ferrari, ma parlando un po' di tutte, gli spazi sono quelli, cioè devi concentrare tanta tecnologia in poco spazio, e gli spazi non è che puoi fare un qualcosa a parte, gli spazi sono quelli. Gli ingegneri, quando vanno a costruire una vettura, cercano di farla al meglio, ottenere il meglio, farla più larga, la vettura non avrebbe avuto, non ha magari quella capacità di avanzamento, e quindi restringono gli spazi per chi deve poi alloggiare tutto l'apparato elettrico e elettronico, deve creare, deve cercare di crearsi gli spazi. Vabbè, parliamo di questo Verstappen, una vettura che, vabbè, c'è da dire una cosa, innanzitutto la mancanza di questo visionario, sto parlando del proprietario della Red Bull, venuto a mancare, questa persona che ha dedicato tanto allo sport, ma tanto, intanto in tutte le categorie, cioè è partito veramente da passo passo, diciamo da poco, da niente, dal motocross, in Formula 1, cioè in basket, è dappertutto, c'è questa bevanda energetica che ha spopolato e che lui ha praticamente l'ha impostata su tutti gli sport, ed è veramente una gran bella cosa. Però è venuta a mancare una persona molto, molto riservata, infatti non è che si vedeva così spesso, o che c'era, ma diciamo era, si metteva in seconda fila, non è che il classico che io sono il proprietario e mi metto sotto i riflettori. Una persona molto distinta, molto riservata, ed è forse quello che lo ha contraddistinto in questi anni, forse è stato proprio quello, la sua capacità, a parte di essere un grande visionario, di vedere oltre, e poi questa cosa di non mettersi in luce in ogni sport dove lui ha dedicato tanto. Comunque, vabbè, questo che ci voleva, questo piccolo angolo, un pensiero a questa persona era doveroso. Parlando di questo, partiamo, vabbè, prima curva, Russell sperona il nostro Sainz, a parte anche la foratura che ha avuto, quindi anche se causa speronamento a questi apparati elettrici elettronici, fosse riuscito a rientrare Sainz, perché c'era in atto anche una foratura, ora che sei all'inizio del circuito, quindi doveva fare tutto il giro, ci avrebbe messo veramente un'eternità, quindi sarebbe una gara compromessa. Quindi vabbè, è stata bella una buona Ferrari. Quello che mi è dispiaciuto, sapete cos'è, che alla fine è che quando doveva esserci, cioè parlo degli ultimi 10 giri, è venuta a mancare la vettura, non il Leclerc come pilota, ma è venuta a mancare proprio la vettura. È vero, da subito abbiamo visto nelle qualifiche che è una pista che si chiama mangiagomme, che veramente soffrono tantissimo in questo circuito lo pneumatico. Questa volta diciamo che a Leclerc è andata di fortuna, la fortuna diciamo che l'ha accompagnato, perché è riuscito a fare il pit stop in regime di safety car, vedete, la fortuna c'è stata, lo ha aiutato, dodicesimo o terza posizione con un Perez arrembante, ci ha creduto, però lì ha dovuto mollare perché la vettura ormai non lo assisteva più. Quindi abbiamo visto anche gli ultimi due giri, le sbandate,
però ha resistito il ragazzo, come si dice, ha resistito. Quando c'è stato da sfruttare la vettura, l'ha fatto e l'ha fatto anche bene, in giri che eguagliava gli stessi tempi di Verstappen, che era in lotta con un arrembante Hamilton. Il grande leone si è visto, anche lui, cosa dire, ha fatto quello che ha potuto. È stato bello il comunicato, cioè nella comunicazione tra Hamilton e il proprio ingegnere di pista, quello ha detto: basta, non parlare più, lasciami stare, mi devo concentrare su Verstappen. Bello anche questo qui, questo è un, cioè, parole di un pluricampione. Cosa vuoi fare? Sei pluricampione? No, ma è lì che combatte, ci crede ancora ha sfiorato questa volta la vittoria, ancora in questa stagione Hamilton non ha ancora vinto, eppure è lì che lotta, un Russell, qui è venuto a mancare Russell, vedete ciò che ha fatto poco, come poco ha fatto Perez nei confronti di Verstappen, non sono riusciti, non sono stati all'altezza di coprire il proprio compagno, la prima guida, perché o in un modo o in un altro sono venuti a mancare. Qui ci voleva che Russell coprisse le spalle ad Hamilton, non fosse continuamente, diciamo che Hamilton si doveva concentrare esclusivamente su Verstappen, ma invece in molti giri ha dovuto guardare gli specchietti perché arrivava all'arrembante Leclerc. Se non è stato Leclerc, fu Perez, però ecco qui viene a mancare l'aiuto del proprio compagno. Poi vabbè, sappiamo che Perez e Verstappen non scorre buon sangue, non scorre sta grande amicizia, come abbiamo visto i vari aiutini che si possono dare in una qualifica. Non so, ho sbagliato forse a dire aiutini, ma questa cosa di dare la scia al compagno sono cose lecite, ma ci sta nel mondo, in questa categoria, nel mondo del motorsport. Cioè, questi aiutini si possono dare, ma è anche bello, cioè, alla fine, se stiamo a vedere, è anche bello che il proprio compagno aiuti l'altro. L'ha fatto Leclerc con Sainz, l'ha fatto Sainz con Leclerc. Qui non è dire che Leclerc è la prima guida, allora Sainz è obbligato. No, l'ha fatto, si è messo a disposizione anche Leclerc su Sainz. E poi, la qualifica che ha fatto Sainz, ragazzi, mamma, veramente a cardiopalma. Io l'ho vista con l'onboard, sull'onboard, veramente al limite su ogni curva, su ogni centimetro di pista. Cioè, veramente è vero che quest'anno la Ferrari, diciamo, sulla qualifica nulla da dire, è sul long run, che sarebbe, cioè, su tutta la gara, su tutti i 56 giri effettuati, la Ferrari perde su tantissimo, tra una mescola e l'altra di vettura. Di pneumatico, vedete che con la gialla andava bene, con la bianca soffriva, e poi c'è anche un fattore, ma questo non vale solamente, un discorso da fare solamente su Ferrari, ma sulle varie, su tutti i team, perché prima, come sapete, le termocoperte erano a 90 gradi, adesso sono a 70, ma se parliamo di termocoperta, per essere giusti, per avere una gomma, diciamo, non dico immediatamente pronta ad assorbire il circuito, la termocoperta dovrebbe viaggiare almeno, diciamo, 110 gradi, perché la gomma inizia a lavorare dai 100 gradi in su, quindi già eravamo a 90, quindi qualcosina, adesso a 70, quindi la gomma che non lavora subito. Addirittura si sta pensando che la prossima stagione di portarla a 50, secondo me è sbagliato, perché vuol dire che fai partire un pilota, parti sul ghiaccio, è la stessa roba, cioè è una gomma troppo dura. No, ma
è un rischio enorme che andrebbe a prendere la federazione. Però qui cosa si parla? Sicurezza o spettacolo? Sicurezza o spettacolo? È ovvio, devi incassare, lo fai per lo spettacolo, però andresti a peggiorare le situazioni in pista, e questo non va bene. Cosa dire? Vabbè, abbiamo parlato di Hamilton, abbiamo parlato di Verstappen, abbiamo parlato delle Ferrari, ma guardate Vettel cosa ha fatto. Cioè, Vettel cosa ha fatto con questa vettura? È vero, ha rischiato tantissimo, perché lui è professore sulle gomme. Vettel è sempre stato una sua virtù, dare tanta vita al pneumatico, non riuscire a fare tempi e salvare il pneumatico, ovviamente una delle sue grandi doti. Cosa ha fatto? Vabbè, è mancato poi sull'ultimo pit stop, cioè ci volevano ancora una safety car per lui. Se ci fosse stata una safety car, avrebbe lottato per la quinta, sesta posizione, che è in realtà tantissimo per questa scuderia. Dispiaciuto per Bottas, da dire su Bottas poco. Un Schumacher non credevo così, ecco, su questo Mick Schumacher ci credevo, e invece ho visto in più punti della pista molto non arrembante, non ha quel mordere, forse dettato anche dalla vettura, probabilmente. Però se vediamo Alonso cosa fa, a parte adesso andiamo a parlare anche di Alonso, di ciò che è successo in pista, ma stavo parlando di Mick Schumacher, non è aggressivo, lui vorrebbe alla fine, io la leggo così, portare la vettura almeno tra i primi 10 e riuscire a conquistare qualche punticino di campionato, che ne varrebbe tanto per questa scuderia. Però non riesci neanche lì. Allora in questo caso si è arrembante, rischia, però abbiamo visto che quando ha rischiato non è riuscito a concludere un GP, e questo non va bene. Andiamo a parlare su Alonso, enorme pericolo, ma cosa? Io dico, sei quasi a 300 km orari. Il movimento che in quel momento in cui Alonso era in scia, si sposta sulla sinistra, lui se ne accorge e sposta la vettura anche lui a sinistra. Vedete la carambolata che è successo, ma lì non è da 5 secondi. Ma io l'avrei buttato fuori. Ma stiamo scherzando? Ma non ti puoi comportare così. È una posizione. Non è che. Ma neanche su un titolo mondiale ti puoi permettere di fare una cosa del genere. Ha avuto la fortuna che. Avete visto l'effetto della vettura? Si è alzata. Cioè, era completamente. Le quattro gomme non erano più sull'asfalto. Se in quel momento lui è riuscito, ma veramente perché. Tantissima fortuna, perché lì non è la capacità del pilota, lì è solo, come in questo caso, è fortuna, che non fosse volato sul guardrail avrebbe fatto una strage, perché a pochi passi poi c'è il pubblico. Cioè non ti puoi permettere a fare delle stupidaggini del genere, non puoi, assolutamente non puoi. Grande fortuna. Poi vabbè, rientrato, cambiato anche lui, vabbè, anche lui ha avuto sul cambio l'aiutino, perché la fortuna l'ha assistito. E ma vedete cosa ha fatto il quarantenne, arrembante, ha detto no, non va bene così, non esiste che termino il Gran Premio in questa posizione, e ha portato a casa punti per la scuderia. Quindi poi vabbè, vedremo l'anno prossimo cosa farà con questa Aston Martin. Però è talmente tanta l'esperienza d'Alonso, talmente un bravissimo collaudatore, perché a parte essere un grande pilota è un ottimo collaudatore. Quindi vedete cosa ha fatto con questa Alpine,
da una vettura che all'inizio sembrava che non andava, e poi mano a mano si è visto il Gran Premio dopo Gran Premio migliorare le prestazioni in pista, sui tempi, cioè la migliorata a 360 gradi. Ovvio che poi ci sono piste dove il binomio telaio vettura pneumatico non va, però dove la vettura lavora, riesce a lavorare bene, lui ha sempre fatto grandi prestazioni, meno dettate dal suo compagno di scuderia, questo è vero. Anche lì un po' di diatriba in scuderia c'è, abbiamo visto in vari gran premi ciò che succede tra Alonso e il suo compagno di scuderia, non è che ci siano questa grande amicizia, diciamo, però è anche questo. Dire altro? Beh, una vittoria meritata per tutti e tre, chi è finito a podio, meritata per tutti e tre, perché se lo sono meritato, hanno lottato tutto qua, chi più chi meno, chi ha sofferto di gomma chi e chi no, però diciamo meritata. Alla fine è stato un bel gran premio, abbiamo visto di tutto, dai sorpassi, i controsorpassi, i fuoripista, in questo caso va bene, di gomma contro gomma ci sono stati, è stato veramente un bel gran premio. Adesso io l'unica cosa, io l'ho vista la MotoGP e ho visto la gara del nostro ducatista, che ecco, è una bella gara, cosa non la lotta, beh, poi un podio, che i primi due italiani, tanta roba, poi l'anno prossimo saranno anche compagni di team, quindi bello il sorpasso. Vabbè, all'inizio mi è dispiaciuto il fuoripista che ha fatto, è successo nei primi 15 giri, perché ecco era secondo, poi vabbè, fuoripista di quello davanti, sanno benissimo che il Gran Premio, cioè il circuito della Malesia è così, è un titra, se vai leggermente fuori, sei fuori dalla pista, anche diciamo, quando girano le Formula 1, appena esci fuori traiettoria vai subito a sporcare il pneumatico, in questo caso le moto c'è lo sbriso e lì vai fuori, però credevo qualcosa in più nella Ducati sul rettilineo, che riuscisse a guadagnare più secondi, questo non è successo, però è stata in sé bella la gara. Quartararo cosa non ha recuperato, anche sotto da Mir che gli stava sotto, non si è arreso. Quartararo poi nel lungo di questo Gran Premio ha tirato fuori le capacità di questa moto e le proprie, tutto viene riportato, e spero che ecco Bagnaia se lo merita di vincere questo come Quartararo, però io sono italiano, il cuore è italiano, e cosa dico, dai che ecco, però è stato alla fine una bella gara anche qua, cioè stiamo a vedere anche le moto belle, tutti questi sorpassi, i trenini, sorpasso di sorpasso, tutte dentro le moto in un centimetro, cioè, vedete in quanti pochi centimetri azzardano il sorpasso in entrata, poi vabbè queste staccatone, Checco che metteva la moto in piega su ogni curva alla fine per tenere la posizione, per quello dico che è stato veramente anche in questo caso, anche nel GP delle moto, nelle moto GP, anzi no, GP delle moto, moto GP, bella, mi piace questa. È stata anche lì, veramente ti ha tenuto, a me sinceramente mi ha tenuto sul divano, non è che ne vedo tante di gran premi delle moto, però quando in questo caso mi ha veramente tenuto col fiato sospeso. Poi vabbè, dice il grande Checco e io, ma quello che mi dispiace, vabbè, un'età, quando c'era Valentino io quando potevo me le guardavo volentieri, adesso c'è Checco, cerco di guardare, ma per ora non mi dà le stesse sensazioni che mi ha dato nel tempo il grande Vale, questo sì, questo veramente lo devo ammettere. Scusate, oggi tiene un po' più la gola. Va bene, dai, io come al solito cosa dico, tutto qui,
termino la puntata, perché mamma mia, oggi a 35 minuti, mamma mia, tanto. Va bene, io cosa dico di solito? Tutto qua, vi auguro una buona giornata e a risentirci domani, speriamo in domani. Buona giornata a tutti. Everybody knows a little place like